Adesso arriva tuo genero, mio marito. È mio. Tuo genero, sì. Ah, sì? Mio papà si è ammalato all'età di 80 anni circa. Una sera, tornando a casa da teatro, mia sorella l'ha riaccompagnato a casa e ha detto: siamo arrivati. E mio padre non ha più riconosciuto casa e mi ha detto: ma io non abito qua. Mia sorella ne ha parlato con me e con mio fratello, abbiamo deciso di fargli fare degli esami e da lì c'è stata la diagnosi Alzheimer. Avevamo sentito di questa malattia, ma non ne sapevamo nulla. Dai, aiutami un po' te. Toh, prova. No, non Oh. conosco neanche. Toh, prova a piegarmi questo qua. Ha abitato 5 anni da solo. Poi 3 anni fa è cominciato a peggiorare, tipo il fare la pipì nell'ascensore. Scappava, avevamo paura perché io abito al quinto piano e dice: se non esco di qua, esco di là. E allora abbiamo preso la decisione di portarlo a casa con noi. E Lei dove ce l'ha? Appunto, io non ce li ho. è un caduto, l'ha fatto cadere lui. Lui ce l'ha tutti, tutti, ha tutta la testa. Lei invece c'è da una parte e dall'altra, e l'altra non. Non si offendono. Avevamo paura del gas, avevamo paura dell'acqua, lasciare il rubinetto aperto, da sola non era più possibile lasciarlo. Hai visto come l'hai messa bene? Lo metti qui. Metti Dentro. Ah già, questi sono i forestieri. 4 tovaglioli. Sotto. Sotto. Vuoi metterli sotto o di lato? Sotto. Dove Mica. pensi? No. Questa qua è. Ah, guarda, questa qui. La riconosci? Sì, questa sì. E chi è? Questa è sì. Può essere Francesca? E lei? Tua figlia? Io sono questa qua, qualche anno fa però. Ah sì? Sono Forse. invecchiata tanto. Vecchio. Stare dietro a una persona malata d'Alzheimer è pesante quanto vuoi. Non dormi. Ti alza le mani, tutto quello che vuoi, ma il non riconoscere la figlia. Quanti figli hai? Ne hai di figli, no? Questo è il non si E chiama. quello è un altro figlio. Questo. Sì? Questo qui chi è? Mio papà. Tuo papà? E tuo papà? Questa è mia figlia. Questa è tua figlia, bravo. E lui è papà. Lui è tuo papà. Anche che c'è capelli bianchi. Chiudi. Tu invece hai 87 anni. Io. Non mi ricordo più. Vedi.
nel tempo di fare una scala della mia casa, in cima alla scala ero il marito, in fondo alla scala ero un'altra persona che dico non fidarsi. In cima alle scale mi ha detto: guarda che sto scendendo, ti aspetto giù a basso. Io ho detto va bene, arrivo, un minuto arrivo. Sto scendendo le scale e c'era mio suocero e mia moglie in fondo alle scale che mi stavano guardando, mia moglie in modo molto molto strano, che non avevo mai visto uno sguardo così, e mi dice: ma tu chi sei? E io sono rimasto un attimino lì, ho detto sono Giuseppe. Ma adesso andiamo dove? Andiamo a mangiare dalla nostra amica. Non prendere la macchina lì perché quella è di mio marito, prendi l'altra. Quando sono sceso sentivo che diceva a mio suocero di stare molto attento a me, a quella persona lì, perché è una persona di cui non bisogna mai fidarsi, perché andava nelle case a rubare, bisogna stare molto attenti. Questa è stata la botta spaventosa, è stato quel precipizio di cui è iniziato poi tutto l'aggravamento, tutta la vicenda del voglio andare a casa, del wandering notturno, del fatto che io dovessi andare a cercare suo marito, quindi uscivo fuori con il maglione nascosto sotto, dietro quel maglione che a lei piaceva tanto, andavo fuori. Poi rientravo e col maglione nuovo ero suo marito, ma dove sei stato fino adesso? Perché mi hai abbandonato? Perché hai abbandonato i tuoi figli? Ero sicuro che questo sarebbe stato l'inizio di un percorso che sarebbe durato, non lo so, 5, 6, 10 anni, nessuno può dirlo. E nell'età giovanile sapevo che l'evoluzione della malattia è veloce, però ripeto, ci sono delle situazioni in cui la malattia, cioè, siccome non si muore di Alzheimer, e adesso per assurdo è molto più gestibile che non all'inizio è veramente. Avevo bisogno di chiedere aiuto a qualcuno. Dire ma come faccio, come riesco a reagire a una situazione di questo tipo. I gruppi di condivisione sono stati molto importanti per me. Quando arriveranno dei problemi che sarà difficile gestire a livello medico, infermieristico a casa, penserò di portarla in un RSA. Ci ho pensato e ho lì sul mio tavolo 5 o 6 domande da fare. Non sono ancora riuscito a scriverle. Però posso dire una cosa che mi ha un po' dato un po' la svolta anche nel... Torno un pochino indietro. Una volta è venuto a trovarmi mio nipote e ci siamo trovati fuori in giardino e mi ha detto una frase che mi è rimasta molto impressa. E mi ha detto, zio, tu adesso stai soffrendo molto, la stai curando, così. Però sai una cosa, zio? Io sono sicuro, ma sicuro al 100%, che se la cosa fosse successa a te, lei ti avrebbe curato ancora di più di quanto la stai curando tu. Perché è vero, se fosse successo a me avrebbe sicuramente curato più di quanto sto facendo adesso io. Pensa un po' che adesso, in questa fase in cui non mi riconosce più, se io mi avvicino e gli dico dammi un bacio, lei mi dà ancora un bacio, incredibile. Un giorno abbastanza bello, se fra virgolette, insomma, comunque una bella giornata di primavera, eravamo in giardino e fra una parola e l'altra, mentre camminavamo, gli ho detto, mi è uscito fuori, sai Ginetta che ti voglio bene. E lei mi ha risposto, ma sai, adesso che comincio a conoscerti, ti voglio bene anch'io. La sera davanti al televisore, ad un certo punto, lei si alza e mi dice, senti, adesso devo telefonare a mio marito perché avrei dovuto raccontare a lui che cosa gli ho detto a lei. Da un certo punto di vista ho capito chi era mia moglie, insomma. È una integerrima, nel senso che... E questo è stato un episodio incredibile perché ho detto, caspita, ho riconquistato mia moglie per la seconda volta, quindi è stato bellissimo, no? Bene, ok. Ciao. Ciao, Ginetta. Mi stai guardando adesso? Ciao.
Ciao, papà. Io e lui ci siamo sempre detto tutto. Lui ha la consapevolezza di perdere la memoria, non potevo dargli un altro nome. Vero Roberto? Sì, io poi ho 85 anni, per cui... 82! Comunque lo stesso. Insomma. Non cambia molto, tu dici? Sopra gli 80, Lorena mi vuole molto bene, per cui... Dopotutto dico sempre non è andata neanche tanto male, perché se vedi la gente che muore di fame, le guerre, la disperazione, io sono vissuto fino adesso, ho levato delle figlie, sono tutti laureati, lavorano, c'è di peggio, c'è molto di peggio. Quello che proprio dà fastidio è quando ti trovi sola, che non sa chi sei e tu sei sola con le tue paure. E di trovare una soluzione a tutto questo. In fondo non crollo di fronte a questa situazione nuova che si è creata, perché io ho un grande amore per Alberto. Lui è stato la mia ancora di salvezza nella mia vita. E questa è la strada che io scelto, piuttosto che piangere su se stessi. Io non voglio sprecare il mio tempo, ma sai, i figli hanno la loro vita. Non vorrei mai che la perdessero con me. Lui era ingegnere capo dell'ospedale del Sant'Orso di Forlì. Si occupava di progettazione, ovviamente. Preparava le conferenze. Ho visto che l'avevano riconosciuto al 100% l'invalidità. Per me il discorso era già fatto. Quando sono andata dal sindacato mi hanno detto non le hanno riconosciuto l'accompagnamento. Dire che ero arrabbiata è dire poco. Io credo la cosa proprio basilare, che bisogna mettere le famiglie in condizione di poter tenere i pazienti a casa. E soprattutto la cosa importante, non correre ogni giorno dal medico, chiedere aiuto, bisogna accettare che la malattia abbia il suo corso. E tu devi imparare a gestire, non può essere il medico a risolvere questo problema. Non possono essere solo le medicine a fare questo problema. Sai che istintivamente alla sera quando lui si stende qui mi viene di abbracciarlo, di coccolarlo come coi bambini. Non potrei pensare alla mia vita senza di lui. Lui comincia sempre così in genere. Allora lui mi guarda e mi dice tu dove dormi questa sera? E allora io capisco che inizia questo piccolo percorso. Tu ieri sera dove dormivi? Allora gli spiego che anche la sera prima dormivo lì. Un bacino. Anche nei momenti che lui non mi riconosce, io sono seduta lì o lui viceversa, io lo guardo e gli mando i bacini. Lui non mi riconosce, però mi ricambia il bacio. È incredibile questo. Perché sente comunque l'affetto passa. Questo è un po' esagerato. No. Siamo felici alla fine. Che tu ti senti felice, Alberto? Sì. Di questa tua tranquillità, di questa tua felicità, tu sai dare un'interpretazione? Sì. Dillo. Perché tu aiuti la mia... Tuo? Vivo. La tua quotidianità? La mia quotidianità, sì. L'ho aiutato, fatto male? Io ho trovato una soluzione, ecco, diciamo. E poi ho tanti ricordi, che non sono pochi. Ho tutti i miei figli affidati che mi telefonano, mi vogliono sapere come stiamo, ci sono grate di essere stati dei bravi genitori, già questo ti riempie la vita. Prima di tutto perché non puoi condividere niente, cioè non è che puoi dire ti ricordi quella volta che siamo andati, non c'è più niente. Pensa a te che dramma che deve essere anche per lui, le paure. Poi io le mie depressioni me le sbatto in silenzio, quando non parlo si sa che è così. Quello che mi manca veramente tanto è poter prendere un programma turistico e organizzare un viaggio insieme. Ci ho pianto anche tanto, perché tant'è che io ogni tanto sogno, sai? Prendo la macchina. Dai che partiamo. Mi manca, certo che mi manca, però voglio dire, sto vivendo, Mi sembra di non aver sprecato la mia vita. Vero Alberto? Sì.
Ti piacerebbe fare un viaggio con me? Sì. Dove vorresti andare con me in viaggio? Dove ti piacerebbe andare?